Siamo con Valerio Palmieri e Valentino Anselmi. Oggi si è premiata l'opera architettonica del complesso parrocchiale San Pio Pietralcina in Roma, dell'architetto Alessandro Anselmi, con lo studio che qui rappresentano i suoi colleghi, recentemente scomparso. Quali rapporti il progetto e la guida dell'architetto Anselmi è stato in grado di innestare con la storia e con il territorio? Beh, fondamentalmente su noi questo progetto si trova in un'area tra Roma e Ostia, quindi in una zona in realtà molto antica di Roma, si chiama su via di Fosso della Malafede. Quindi questi nomi quasi abbastanza particolari, sì, un simbolo, perché si trova alla fine di una serie di colline prima della parte ex paludi che si trovavano, erano quasi un'ultima parte della Maremma, quindi in aperta campagna romana è stato costruito un nuovo quartiere, un edificio residenziale. All'interno di questo edificio è stato immaginato delle aree dedicate al culto. In questo caso all'interno di questo quartiere c'era un'area dedicata alla parrocchia del quartiere, e in questo caso tramite questo concorso del Vicariato di Roma nel 2005, che abbiamo vinto come studio Architettura Anselmi Associati, c'era mio padre Alessandro Anselmi, Valerio e io, abbiamo fatto questo progetto e ci siamo proprio inseriti all'interno di questo quartiere, siamo proprio al centro di questo quartiere residenziale. Quindi in questo caso, peraltro, il progetto in sé ha proprio un aspetto, in qualche modo gioca con il quartiere intorno, perché crea, sì, l'aula parrocchiale si arretra rispetto alla linea della strada e quindi crea una specie di area di accoglienza, un sagrato che è qualcosa di più di un sagrato, e usa gli edifici a fianco anche come sponde. Possiamo dire un'altra cosa, che è un quartiere caratterizzato da edifici quasi tutti uguali, sì. Per cui c'è un'enorme omogeneità di fondo, e allora ci sembrava da un lato giusto riuscire a fare un edificio che avesse caratteristiche morfologiche diverse, e in più, come molti dei quartieri della periferia romana, non ha spazi pubblici reali, nel senso che ha delle piazze che sono sostanzialmente dei parcheggi, e quindi ci sembrava sostanziale inserire un sagrato che fosse una piazza, quindi un luogo di ritrovo anche per la comunità del quartiere. Sì. Sono quartieri con famiglie giovani, quindi anche con molti bambini, ecco, di creare uno spazio che fosse a disposizione del sì. quartiere. Poi, legato anche alla domanda che riguarda mio padre e per quanto riguarda poi la progettazione in particolare, è in tradizione anche della progettazione urbana, cioè ci sono delle caratteristiche della progettazione di mio padre e anche nostra, poi successivamente ci siamo aggiunti tratto romano è proprio quello in realtà di creare un pezzo urbano, cioè non un edificio in quanto oggetto che sta al centro del paesaggio urbano, ma è un edificio che partecipa, anzi crea pezzi di città, no? E quindi in questo caso è in piena tradizione rispetto a questo tipo di progettazione. Infatti anche il complesso parrocchiale è formato da sostanzialmente due realtà distinte: l'aula parrocchiale vera e propria, che ha anche una sua forma specifica molto connotata, e un sistema delle opere parrocchiali che dialoga dialetticamente con il resto, ma tutte e due cercano assieme al contorno, all'intorno, all'edificio intorno, di fare uno spazio urbano vero e proprio. Esatto, quindi crea una sorta di nicchia, non la chiamerei piazza perché non è una vera e propria piazza, ma in realtà è come uno spazio urbano che accoglie le persone, i visitatori, i credenti all'interno della chiesa. A comprova anche in questo caso della forza espressiva linguistica dello studio Anselmi e dell'architetto, quale scelta inedita di applicazione del materiale ceramico nello specifico è stata adottata? Abbiamo avuto occasione di vedere nelle presentazioni odierna la forma proprio della copertura, che era, diciamo, e da lì è nato tutto, in realtà sostanzialmente fa parte della ricerca sulla deformazione dei piani. Questa, la superficie della volta, che tecnicamente non è neanche una volta perché è un sistema molto complesso, proprio dal punto di vista proprio morfologico, aveva necessità di poter essere rivestito di un materiale durevole e molto duttile rispetto alla complessità delle forme. Esatto. Per questo poi si è scelto di perseguire anche nella memoria di
di esempi celebri come quelli di Gaudì, ecco, di utilizzare un sistema di rivestimento che fosse addirittura superiore alla ceramica in senso stretto. Quindi per questo abbiamo subito pensato al gres. Ci sono fondamentalmente tre aspetti, quindi c'è un aspetto proprio simbolico del fatto che le coperture delle chiese, immaginiamo anche le cupole, tradizionalmente o sono ricoperte di materiali più o meno plastici che vanno dal bronzo alla ceramica, se immaginiamo al piombo o ad altre forme di questo, cioè forme che si adattano a delle forme molto plastiche, e quindi questo c'è anche un aspetto simbolico. E poi c'era l'aspetto proprio tecnico, cioè non c'era nulla di meglio sostanzialmente del gres ceramico per le sue proprio caratteristiche tecniche, materiale omogeneo. L'altro problematica che avevamo però era la continuità del formato, che noi quindi ulteriormente anche in modo simbolico abbiamo sostanzialmente rotto, perché frantumato, per creare il clavore. Quindi c'è una citazione anche di Gaudì, il craquelé sostanzialmente di ceramica, in questo caso migliorata tecnicamente, perché il gres ceramico, a differenza invece della ceramica tradizionale, essendo pasta dura sostanzialmente, quindi continua, ha una capacità tecnica di non avere il difetto del beh, non è gelivo, non è un materiale gelivo, quindi cioè non assorbe acqua sostanzialmente, quindi non si gonfia e non si spacca. E Casalgrande Padana vi ha accompagnato in questo processo, diciamo, anche di frantumazione della geometria, diciamo, dei formati. No, questa è una storia abbastanza buffa. In realtà ci sono due. Ora sono molto fieri del progetto. Sì, assolutamente. Sono due aspetti. Uno è che Casalgrande Padana aveva un prodotto che era del colore, della pasta, della capacità tecnica assolutamente perfetta per quello che era. A noi serviva un materiale diverso dall'intorno. L'intorno, esatto, avendo questi edifici uguali, tutti di un colore ocra sostanzialmente, nei toni caldi, a noi serviva un colore leggermente diverso, quindi un po' che da un lato evocasse alcune memorie storiche del velo della Madonna, insomma, ecco, che ci fosse questa memoria, e contemplando un colore leggermente diverso rispetto a un intorno, esatto, tanto connotato dal punto di vista cromatico oltre che proprio delle forme. Quindi noi, e poi avevamo un problema, cioè anche dei costi di questa, diciamo, oggettivi, perché poi è una grande superficie, quindi il fatto, noi abbiamo quindi utilizzato un materiale che normalmente viene utilizzato per interni, però per laboratori di preparazione alimentare, certo, cose di questo tipo, e proprio per le sue capacità tecniche, cioè nel senso resistenza all'acidità, lo abbiamo immaginato invece all'esterno. Quindi credo che questa cosa sia stata apprezzata da Casalgrande Padana, proprio perché abbiamo ribaltato completamente un principio anche di un prodotto, sì, cioè l'abbiamo interpretato. Un uso eterodosso, diciamo, esatto, un prodotto eterodosso, che viene collocato in certi contesti. Esatto, l'abbiamo, quindi abbiamo, non so, utilizzato la fantasia della progettazione. Con la massima soddisfazione per tutti, nostra, perché il materiale è perfetto per quello che ci serviva, come cromie, come resistenza tecnica, e anche poi per l'azienda, perché oggettivamente è un uso diverso, quindi potenzialmente aprire verso. Il materiale è nella dimensione 30-30 molto classica, che è stata meccanicamente rotta da degli operai in modo molto semplice, quindi la rompevano e poi con una tecnica particolare per avere, diciamo, quasi sempre le stesse dimensioni dei frammenti, e poi è stata montata a mano tutta quanta. Infatti quindi c'è anche un forte intervento artigianale ancora. Assolutamente. Non poteva essere altrimenti. Altrimenti, certo. Anche perché rispetto per esempio ad altre produzioni nei quali questi craquelé sono in foglie, dove si riconosce sempre però la dimensione del foglio, e quindi la serialità del pezzo. Veramente non c'è. Non c'è possibilità di riconoscere. E questo è proprio una specie di grande onda, una collina che ha una omogeneità di questo materiale frantumato. Che era proprio quello che noi cercavamo, cioè non volevamo un riconoscimento di noi, questo deve essere una grande onda, una grande copertura. E personalmente credo proprio che queste occasioni come oggi che Casalgrande crea nascono proprio per avere un contatto diretto col progettista, che manda i propri segnali, e quindi perché loro possono condurre il percorso verso la variazione e l'innovazione. Certo. Assolutamente, sì, certo. Questo premio come lo accogliete in famiglia?
No, molto, molto, cioè siamo, innanzitutto siamo grati e siamo contenti, e noi abbiamo partecipato volentieri proprio perché pensavamo di aver utilizzato questo materiale in un modo abbastanza così non conforme, non conforme. E quindi lo apprezziamo tantissimo. Anche insegnare che è un'azienda che è capace di, appunto, di pensare ai propri materiali in termini diversi, questa è una cosa che dal punto di vista imprenditoriale è una dinamica, no, ripeto, non è da tutti, non è da tutti, cioè, effettivamente ho apprezzato anche moltissimo il discorso che è stato fatto sul, proprio sul capire che è vero che è un prodotto finale, però in realtà è, può partecipare alla progettazione. E quindi le manifestazioni di questo tipo sono proprio il fatto di poter mettere insieme le due teste del processo edilizio. Questa è una cosa molto importante, proprio perché c'è la possibilità proprio di superare determinati limiti che, rimanendo separate queste due teste, è molto difficile farle ragionare insieme, no? Se all'interno c'è tutto il processo edilizio che è tutto, diventa poi molto complesso, invece si possono veramente trovare delle soluzioni molto interessanti, e manifestazioni e iniziative di questo tipo sono utilissime, perché uno si confronta, vede, ha la possibilità di imparare, ecco, infatti. Bene, ringraziamo allora i nostri ospiti e Casa Bianca Padano, grazie. Grazie.